Si è svolta questa mattina presso il Palazzo Municipale di Portigliola la presentazione della Fabbrica Teatrale di Portigliola, uno spazio di produzione, trasferimento delle conoscenze e teatro di comunità. Un progetto per l'Ocri del 2025 verso la candidatura a Capitale della Cultura. La conferenza stampa è stata diretta da Elisabetta Pozzi, direttrice della Scuola di Recitazione dello Stabile di Genova, Rocco Luglio, sindaco di Portigliola, Francesco Macri, presidente del GAL Terle Rocridè, e ancora Guido Mignolli, direttore del GAL Terle Rocridè, e dottor Antonio Blandi, Officine delle Idee. La presentazione ha un'importante azione divulgativa e serve naturalmente a riportare al centro la Locride come terra di cultura e di teatro. Oggi, grazie a Elisabetta Pozzi e a Teresa Timpano, diciamo, si è creata questa congiuntura astrale, questo incontro tra il territorio e il grande teatro italiano, e siamo riusciti, sono riuscite, perché io alla fine ho solo coordinato la loro unione, diciamo, ho celebrato la loro unione, a mettere su questo progetto che vedrà i risultati appunto tra qualche mese, intorno al 20 di agosto. Ma l'importanza di questo evento, al di là che avviene nel comune di Portigliola e quindi rientra tra tutte quelle attività tese alla valorizzazione dei territori e a rendere fruibili i nostri siti archeologici, è che finalmente anche nella Locride incomincia a smuoversi qualcosa. Siamo soddisfattissimi, veramente molto contenti di partire con la prima cosa concreta dei Locri 2025 con il comune di Portigliola e con Elisabetta Pozzi e con Scena Nuda, che voglio ricordare, è una compagnia di Reggio Calabria che negli anni si è anche attestata su livelli di eccellenza nazionale. Dopo il teatro vediamo cos'altro fare. Noi stiamo lavorando, avremo moltissime altre iniziative. Voglio ricordare anche un'iniziativa che non c'entra niente con la cultura, ma che ci sarà domenica, sempre nel comune di Portigliola, con un'associazione che è presieduta dal rettore di Polzi, che però si occupa di animali. Anche questi sono cose a far conoscere alla gente, e noi per quello ringraziamo sempre tutti gli organi di stampa che ci seguono e che naturalmente ci supportano. Quindi grazie a tutti, godetevi questa cosa, ma soprattutto venite, state vicino al teatro calabrese e venite quest'estate in tutti questi spettacoli che non solo il comune di Portigliola, ma penso al comune di Locri, al comune di Roccella, al comune di Casignana, tutti quelli che faranno manifestazioni importanti culturali e che hanno bisogno del supporto della gente, perché se non c'è il pubblico le cose vanno male, ma siamo sicuri invece che andranno benissimo. Il nostro obiettivo, come voi ricorderete, è quello di, diciamo, non è tanto quello di arrivare alla candidatura, che comunque rimane una cosa, diciamo, una finalità importante, ma è quella di riuscire a ingenerare nella comunità un senso di fiducia rispetto ai processi di sviluppo, un senso di consapevolezza dei valori. Insomma, il nostro percorso, diciamo, ha soprattutto questo come finalità, no? Quello anche di trattenere i giovani, no? In questa terra, e, diciamo, invertire un po' diciamo così, le dinamiche dei processi in atto. È un progetto lungimirante che parte dall'incontro tra Scena Nuda, realtà cofinanziata dalla Regione Calabria per le attività di produzione teatrale con il grande maestro teatrale Elisabetta Pozzi e tutto l'entourage insieme a Daniele D'Angelo, grande musicista e compositore. Insieme abbiamo immaginato di produrre uno spettacolo che è Tesmoforia Zuse di Aristofane, partendo da una ricerca scientifica sul territorio calabrese che ha per tema l'indagine sulla disparità di genere. Da questo punto, da questa grande ricerca scientifica, da cui è stato creato un report importante affidato alla società ARPA Firenze, abbiamo iniziato il percorso di indagine drammaturgica che si è svolto qui a Portigliola proprio in questi giorni di giugno. E
da lì andremo al grande laboratorio di luglio che sarà nel territorio di Portigliola e rivolto a tutto il territorio e ad attori e non provenienti da tutta Italia. Sì, da qui può partire una bella storia, perché è partita quest'anno con una collaborazione interessante con Teresa Timpani, Scena Nuda, che fa sì che possa far pensare a un inizio in sinergia, in azione comune. Soltanto così noi pensiamo si possa fare qualche cosa, poi specialmente qualcosa che ha a che fare con la cultura, no? Se ne parla tanto, però la cultura è azione innanzitutto, il teatro è azione e quindi da qui si vuol partire. Questa è stata una terra di accoglienza per quanto mi riguarda. Teresa non è nata qui, è nata a Reggio Calabria, però comunque è questa terra che comunque ci ha regalato l'anno scorso, gli anni precedenti, davvero il senso di una possibile ripartenza. Attraverso l'accoglienza, attraverso il fatto che esiste un teatro greco-romano che ci ha dato una grande, che ci ha dato una casa, insomma. Un progetto che parte oggi, grazie chiaramente alla sensibilità del sindaco Rocco Luglio, da parte del GAL col presidente Francesco Macri e soprattutto con la presenza di Elisabetta Pozzi, che rappresenta un'artista di livello nazionale, che quindi porterà nella Locride, nel progetto di candidatura, la sua esperienza, chiaramente attivando delle importanti rapporti e sinergie con il resto del mondo culturale. E questo rappresenta l'elemento forte, perché non soltanto nasce uno strumento unico, anche, sicuramente in Calabria, è sicuramente uno strumento anche unico per molte aree italiane e internazionali, e rappresenta, quindi rappresenta una buona prassi, ma rappresenterà sicuramente il punto su cui lavoreremo per cercare di far sì che questa esperienza possa contaminare tutto il resto del territorio e quindi dare vita, come dicevo prima, a questa fabbrica teatrale, a questa fabbrica delle conoscenze, a questo spazio delle conoscenze e soprattutto dare vita al teatro, a questa sorta di luogo di sperimentazione che darà vita al teatro di comunità.